Un'inflazione che resta nel segno della recessione. Una parte delle famiglie, in relazione all'andamento del reddito, aumenta il proprio potere d'acquisto e un'altra lo perde. Questa è la denuncia della Diconsum. Con noi al telefono il segretario provinciale Eddie Locati. Ma attraverso quali dati siete arrivati a questa conclusione? Beh, i dati si riferiscono in particolare ovviamente alla nostra situazione bergamasca, perché stiamo parlando di quello, cioè è chiaro che da un lato il calo, tra virgolette, dell'inflazione è dovuto essenzialmente a un calo dei consumi, e questo è provato da diversi dati che non forniamo solo noi, però la cosa che non emerge dai dati Istat, è che noi siamo di fronte a una situazione dove le famiglie che per loro fortuna hanno continuato ad avere un lavoro regolare e hanno magari beneficiato anche degli aumenti contrattuali, queste non hanno peggiorato la loro situazione in termini di potere d'acquisto. Ma tutte quelle che invece in caso hanno avuto o la cassa integrazione o addirittura la perdita del posto di lavoro, queste invece vivono una situazione drammatica, oppure sono famiglie di pensionati, se consideriamo che addirittura quest'anno le pensioni hanno avuto una diminuzione all'inizio di quest'anno, quindi in quel caso invece la situazione è ben peggiore. Tra l'altro, la cosa che preoccupa di più guardando i dati della Bergamasca sono comunque quelle voci in aumento rispetto all'anno scorso, come quella dei trasporti e quella dell'istruzione. Per quanto riguarda i trasporti, noi purtroppo registriamo ripetuti aumenti delle tariffe da parte delle Ferrovie dello Stato, aumenti dei pedaggi autostradali, continui rincari dei carburanti, perché hanno ripreso a crescere. Per questi ultimi sono ormai anni che la Diconsum continua a proporre al governo che si faccia una modifica rispetto alla variazione dei carburanti, cioè che non ci sia una variazione giornaliera alla pompa come avviene oggi, ma un monitoraggio su un periodo più lungo proprio per contrastare le speculazioni, ma finora non si è fatto nulla. Sull'istruzione addirittura emerge che anche nel campo dell'istruzione pubblica il carico delle spese per le famiglie continua ad aumentare, mettendole sempre più in difficoltà. Non ultimo, aggiungiamo anche qui una denuncia che abbiamo fatto da sempre, ma che non si è ancora risolta, che i dati Instat non rilevano aumenti che pure ci sono stati non indifferenti per le famiglie. Pensiamo ai costi degli interessi sui mutui e sul credito al consumo, questi non fanno parte del paniere, così come quelli delle tasse e robe di questo genere. Quindi in sostanza siamo di fronte purtroppo ancora a una recessione. È vero che ci possono essere delle famiglie che hanno mantenuto a grande linea il loro potere d'acquisto se non hanno avuto in famiglia particolari situazioni, ma ce ne sono tante che sono in grosse difficoltà. Tra l'altro sappiamo tutti che la grossa domanda è dopo la cassa integrazione cosa c'è? Perché se non c'è una ripresa produttiva c'è il licenziamento e la cosa per queste famiglie diventerà drammatica.